Ciao, papà. Tu stai bene, Susan? Davvero? E tu come lo sai? E tua zia? Lei sta bene. Si è sentita male sapendo che arrivavi. Sarà stata un'indigestione. Hai la macchina fuori? Dammi la chiave. Guido io. È passato tanto tempo, Susie. Purtroppo. 15 anni sono fin troppi per quanto mi riguarda. Quando si dirige un'organizzazione come la mia, ogni giornata appartiene a circa 200 persone. Allora perché sei venuto qui? Sono tutti andati in vacanza o cosa? Va bene, Susie. Non litighiamo subito. Sta attento! C'è un uomo sulla strada. Lo vedo, Susie. Ma è scomparso. Proprio così. Tu lo hai... Gli sei passato sopra. Non c'era tempo per frenare. Io non ho detto che c'era. E quindi è stato meglio che guidavo io, non è vero? Devi trovarlo, papà. Impossibile, Susan. Ma mi troverà lui. Solitamente lo fa. Buongiorno, Ginny, come stai? Che bel vestito che hai, è proprio bello. Ehi, hey, Ginny, quanto è costato? Fa verniciare la parete, Ginny. Sì, signor Kistner. Il Royal Chester Club, sala da fumo. Senz'altro. Arrivederla. Kistner? Ho già sentito questo nome. Ginny, cioè Jeff, mi devi aiutare. Cos'è successo, Marty? Beh, noi ci conosciamo da tanto tempo, vero? Allora ti parlerò da uomo a uomo. Da fantasma a uomo, cosa c'è? Beh, sii sincero però, eh? Continua. Tu non ci crederai, non riesco a parlarne. Ma non devi nasconderlo. Ho il diritto di sapere. Sì, certo, Marty. E ti dirò di più. Sei il primo a cui lo dirò quando saprò di che si tratta. Giorno, Jeff. Ciao, Ginny. Ecco la causa, caro Jeff. Ginny, pensavo fossi dalla mia parte. Che c'entra Ginny? Ha un amico, l'ho visto io. E tu non mi hai detto mai nulla. Sei uscita ieri sera? No, perché? Oh, mi sembrava. Ho saputo che hai un nuovo amico. Oh, davvero? E chi te l'ha detto? Oh, non lo so, non me lo ricordo. Ti giuro che ce l'ha Jeff, cerca di nasconderlo ed ha proprio un'aria che non mi piace. Ginny, ho un appuntamento al Royal Chester Club. Va bene. Tornerò dopo pranzo. Va bene. Non andare, Jeff, senti. Ciao. Ciao. Mi hai sorpreso, sai, Ginny, mi sorprendi veramente. Ti sono stato fedele, giuro che non ho mai guardato nessun'altra. Ti ho sempre dato tutto. Tappeti per il salone, tua madre con noi a Maiorca e che ci guadagno nulla. E non stai bene con quel rossetto.
desidera, signore? Sì, io... Signor Randall? Sì? Vuole accomodarsi? Certo. Che sono? Un acconto. Jeff, ti devo parlare di Ginny. Non ora. Ma è grave, devi ascoltarmi. Marty. Cosa? Sparisci. Mi ha detto al telefono che il suo nome è Kistner. Esatto, Paul Kistner. Sono arrivato da New York ieri. Paul Kistner. Proprietà immobiliare. Ah, sì, è quel Paul Kistner. Avevo già sentito il suo nome. È coinvolto in tutti i racket degli States. Mi spiace, signor Kistner. Ho sprecato il mio tempo. E lei il suo. Oh, non la penso così. Lei ha una licenza pulita. E lavorare per me non la spocherà certo. Cosa vuole? Che controlli mia figlia finché io rimango qui. Io credo che lei abbia molti uomini in grado di farlo. Forse. Accetta l'offerta o no? Perché io? I miei uomini sono proprio quelli che io voglio tenere lontano da Susan. Mi dico il prezzo e le darò il doppio. C'è un'altra ragione? Hai idea di cosa significa essere braccati, Randall? Lo so bene. Non è soltanto il passato, intendo anche il pregiudizio, l'odio. Persone che vogliono la tua morte e tu non sai nemmeno chi sono o perché la desiderano tanto. Mi spezza il cuore. Adesso ci manca soltanto che mi dica di essere una vittima delle circostanze. Certamente non è colpa sua se ha fatto milioni di dollari sfruttando tutta Chicago. Ok, ok. Pensi quel che vuole. Ma lei è onesto, è pulito. Ora, vuole procedere alla mia ragazza oppure no? Allora, ci saranno guai. Ci sono sempre guai. Solo a New York controllo la situazione. Bene, Randall, le ho detto che lavoro è. Deve solo decidere. Devi aiutarmi, Jeff. Non posso fare a meno di pensare che sotto ci sia più di quanto mi abbia detto. Ma che è successo? State bene? Per un pelo. Sì, sì, stiamo bene. Oh, cielo. Sei stato tu, Marty? Ma no, ascoltami, io ti devo parlare di Ginny. Si è rotto il gancio. Poteva succedere un brutto incidente. Sì, sì, ma non deve preoccuparsi. La ringrazio. Sei stato un incidente? Perché no? Sono cose che accadono. Sì, specie intorno a me. Questo è il terzo in un anno. Jeff, è pericoloso accettare il suo caso. Sento, Randall, se può aiutarla a decidere, venga a conoscere mia figlia. Perché no? Ehi, sognatore! Perdi qua. Ah, mia figlia Susan. Susan e il signor Randall. Piacere. Bel posto. A noi piace. Suppongo che lei gradirà un whisky, ma non abbiamo bourbon. Ah, sa, è un po' presto per me, ma lei faccia pure. Mia zia è in giardino. Ora le dico che è arrivato il nostro poliziotto. Sì, ma non ce n'è bisogno. Vorrei parlare solo con lei. Va bene, ho da fare le telefonate. Ci vediamo dopo. Suo padre dice che qualcuno vuole ucciderlo. Lei di che opinione è? Io speravo che sarebbe rimasto per il tè, signor Randall. Non vedo mio padre dall'età di 8 anni. Passavamo l'estate insieme. Sarà stato bello. Pensa, l'ultima volta è stato quasi tutto il tempo in tribunale per un'imputazione di estorsione ed evasione fiscale. Allora? Fu assolto, naturalmente. Ma lei non è dello stesso parere? Penso proprio che lei creda ancora alle favole e ai fantasmi. Ma lei deve proteggere mio padre, quindi va bene così. Ma non è per lui che sono qui. La protezione è per lei. Allora sta perdendo il suo tempo. Jeff? Jeff? Questa situazione è strana. Forse stai male. No, no, sul serio. Quel tizio che è qui, beh, è l'amico di Ginny. C'è la luna piena o ti hanno esorcizzato di nuovo? Oh, Jeff, era a casa sua stamattina, è quello che volevo dirti.
Ed ora è qua, con Kistner. Chiediamoglielo. È là dentro, Jeff, andiamo. Signor Randall, mia zia, la signora Maddox. Molto lieta. Piacere mio. Dai. Mi scusi. Dovrebbe andare molto d'accordo con tuo padre, eh? Sì, Randall, cosa desidera? Mi chiedevo se potevo parlare al suo amico. Amico? Sì, era qui, Jeff. La persona che era qui. Avrà sbagliato stanza, non c'è nessuno qui. Lui mette, Jeff. Lei è stato sempre qui? Senta, Randall, io non so a cosa sta mirando. Chi sarebbe questo amico? Oh, solo un'idea. Scusi per il disturbo. Jeff, l'ho visto bene, così come tu vedi me. Gradirebbe una tazza di tè, signor Randall? Oh, sì, grazie. È gentile. Ha visto uscire qualcuno dallo studio? No. Vede, oltre il signor Kistner, qui non c'è nessun altro. Grazie mille. Mi stai preoccupando, Marty. Eppure c'era, Jeff. Dimmi di Ginny, quando l'hai visto con lei? Stamattina. Ero andato a trovarla e c'era anche lui. E cosa faceva? Beh, lei stava uscendo e lui stava... Cosa, Marty? Beh, ecco, usciva dalla camera da letto. Beh? Non l'avrei immaginato mai, insomma, Marty. Tu conosci Ginny molto bene. Io l'ho visto, Jeff. Era vestito di bianco e rideva. Rideva tanto. Ginny! Ginny! Ginny, cosa c'è? Jeff! Che delicatezza! Che cosa ti prende? Ginny è nei guai, te l'avevo detto, Jeff, che c'era un uomo. Ora calmati, Marty, che guai sono? È stesa a terra priva di sensi, è questo il guaio. Cosa? E come? Ma io non lo so. L'ho sentita urlare, sono corso lì e l'ho trovata... Beh, era svenuta per terra. Devi andare subito da lei. Sì, certo. Segni di violenza? No, Jeff, ma deve essere quel tizio che va sempre in giro ridendo. Ma tu l'hai visto? No, Jeff, andiamo, sbrigati. Lascia, Jeff, non c'è tempo, lascia stare. Aspetta. Non c'è tempo, Jeff, andiamo. Randall. Sì, un minuto. È per te. Oh. E chi è? Ginny, chi altri? Scusa, cara, dicevi? Volevo sapere se venivi in ufficio stamattina. Oh, no, devo andare a casa dei Kistner. C'è qualche motivo? No, ma io... volevo prendermi la mattinata libera. Hai messaggi? Sì. Chiedile cosa ci faceva quell'uomo in casa nostra. Non importa, cara. Va tutto bene? Io non sono sicura, Jeff. Credo di aver un po' esagerato ultimamente. Cosa c'è? Tutto bene, Jeff. Ah, ora mi ascolterai per il futuro. Zitto. Senti, Ginny, che è successo? È inutile tenerlo per te. Non ne sono sicura, Jeff. Cioè, è successo uno o due volte ultimamente. E ancora stamattina. Che cosa è successo? Oh, avrei giurato che c'era qualcuno nell'appartamento insieme a me. Era un uomo stranissimo alle mie spalle. Esatto. Te l'avevo detto ieri, ma non mi hai creduto. Sono solo un fantasma buono per guardare dietro l'angolo e farti lavori più sporchi, vero? Ma quando si tratta di cose importanti, arriva Jeff Randall. Sta zitto, Marty. Va lì e cerca di scoprire qualcosa. Senti, Ginny. Vengo da te. No, Jeff, veramente. Non discutere. Mi racconterai tutto mentre andiamo da Kistner. A fra poco. Ora calmati. Sarà qui fra 5 minuti. Non preoccuparti, Ginny. Lo scopriremo. Oh, certo, mio caro Marty. Ma poi cosa farai? Sei un medium. Sì, puoi ben dirlo. E per sempre. Lei non ti vede? No, è chiaro. Ma se mi ci metto veramente, le faccio venire una crisi isterica in un solo momento, Marty. Sei un fantasma. Tu credi di essere un detective? Sei proprio stupido, amico mio.
Rimettilo a posto, è un regalo di nozze. Sì. Grazie. Ora senti, chiunque tu sia, lascia in pace mia moglie. Beh, per essere esatti dovresti dire la tua vedova. Questo non c'è. Io ti tocco. Certo, sei fatto come me. Ah! Ora siediti e ascolta. E come hai fatto con il sigaro e i vestiti? Sono 35 anni che mi esercito. E tu quanti? 12 mesi. Sai, dopo un po' di tempo si riescono ad imparare alcune cosucce. Naturalmente è necessaria un'intelligenza superiore. Beh, a me non sembri superiore. No, vedi di non fare il furbo, amico. Se non vuoi che la tua vedovella si faccia male. Che cosa? Ginny non c'entra. C'è una bella operazione in corso a partire da questa parte. Tocca bene le carte e non cambierà nulla. Quali carte? Kirstner. Paul Kirstner. Ho capito. Tu lo stai seguendo? No, l'ho perseguito. E ora ho trovato un aiuto. Tu mi aiuterai. Ma come faccio? Non sono alla tua altezza. Tu hai un socio, non è vero? È un socio che può sbarazzarmi di Kirstner nel momento in cui te lo ordino. Cosa? Jeff, non era necessario che venissi. Se c'è qualcuno qua dentro, non ti lascerò finché non so di chi si tratta. Jeff. Stai tranquilla. Ti devo parlare. Ci sono problemi. Ginny, preparati una valigia. Perché? Mi sentirò più sicuro se starai con Susan Kistner, così controllerò tutti e due. Oh, ma io non no, penso no, che... tesoro, non discutere. Va a prepararti subito. Oh. Bene, Marty, di che si tratta? Ma non lo vedi? Oh no, è chiaro che non puoi. Dai, vieni al punto. Jeff, lascia stare il caso Kirstner, che ne trovino un altro. Stai più attento a quello che gli dici, Marty. Ma sei uno di quei casi semplicissimi. Jeff, è meglio per noi. Marty, attento, non cercare di imbrogliarmi. Non puoi minacciarmi. Minacciarti? Marty, non scherzare adesso, di che si tratta? Scherzare, Jeff. Cosa fai, Marty? Marty, dove sei andato? Torna subito qui! Jeff, e cosa stai facendo? Cerco degli indizi. Sono pronta. Ah, bene. Marty! Questo è solo un assaggio, amico mio. Ma non puoi. Cioè, io sono un fantasma. E io che cosa sono? Un extraterrestre? Capisco. Più in là faremo i conti. Certo, certo. Senti, Marty, siamo tutti e due della tua stessa parte. Solo tu puoi aiutarmi con Kirstner. Perché dovrei? Non sto mica scherzando, Marty. Posso procurare dei grossi guai alla tua vedova, se necessario. E anche a Randall. Stai bluffando. Se fosse vero, non chiederesti aiuto a noi contro Kirstner. Senti, Kirstner ha più vite di un gatto. Gli ho rotto la macchina 4 volte. Dato fuoco al suo ufficio e alla sua casa. L'ho buttato nel fiume. Nel 43 ce l'ho quasi fatta con una granata. Sotto le armi. Ma che fesserie stai dicendo? Kirstner? No, le vendeva al mercato nero. Dovrebbero arrestarti. Una volta ho anche speso una fortuna per farmi esorcizzare. Ma non è possibile che Bugsy si arrenda facilmente. Quindi sa di te. Certo che lo sai, questo è il guaio. Lui sente quando mi avvicino e in quei casi non respiro nemmeno quasi. Vuoi dire che tu gli stai dietro da 35 anni? Oh, più di 35 anni. E l'ho visto rubare, ricattare, imbrogliare e uccidere. L'ha fatta franca tante volte che nessuno ci prova più. Sapevo della sua reputazione, ma uccidere... Posso darti un elenco lungo come la tua pietra tombale. E proprio in cima c'è il nome di Smiler Spagno. Smiler? Sorridente. E sai che cosa mi ha fatto? Si è preso gioco di me. E da allora l'ho perseguito, finché non lo spedirò all'inferno. Certo, Smiler sorridente. Racconta, che successe? Fu a Chicago prima della fine del proibizionismo. C'era una bella operazione da fare nella parte settentrionale della città. Solo che all'epoca Kirstner non era molto conosciuto. E in un certo senso ci fidavamo di lui. Thank you.
Quello è Kirchner e quello sono io. Guarda, guarda. È tutto a posto, amico mio. C'è un milione di dollari da dividere. Hai fatto un bel lavoro, Bugsy. Sì, ma il piano era tuo. Una parte di merito è tua. Ah, ah. Non solo una parte, Bugsy, ma tutto. Non eravamo soci? Ho cambiato idea, Bugsy. Mi prenderò tutto. Non posso guardare, non posso. Tu sei un sporco doppio giochista. Esatto, Bugsy. Sciolgo la nostra società adesso. Me la pagherai, Kirchner, te lo giuro. Dopo faremo i conti. Bugsy. Bugsy. E non sono mai stato tanto vicino a farcela come lo sono ora. Senti, Bugsy, so che sarà un brutto colpo, ma non aspettarti che Jeff ti aiuti. Davvero? Invece farà esattamente quel che gli dirò di fare. E se non lo fa, sistemerò una volta per tutte la tua vedovella. Marty, hai avuto delle strane uscite ultimamente, ma questa è la peggiore. E fra un minuto mi dirai anche che non credi ai fantasmi. Beh, va bene, allora questo bug si esiste, ma non vorrai farmi credere che comincerà a picchiarmi ora. Oh, forse non te, ma che ne dici di Ginny? Cioè, sai cosa le ha fatto stamattina? Lei dormiva, forse l'ha sognato. Sognato? Sognato? Viene in casa mia, spaventa Ginny che è terrorizzata, poi mi butta a terra davanti a te. Mi fa anche sparire. Cos'altro vuoi, Jeff? Su, dimmelo. Va bene, abbiamo un gangster fantasma, ma io non farò mai fuori Kirchner. Shh, Jeff, parla piano. Va bene, ma la deve smettere con la mia Ginny. Puoi trattarci solo tu. Sì, e come? Ma non posso fare tutto io. Se dico a Ginny che il suo defunto marito è ricattato dal fantasma di un gangster del proibizionismo, lei impazzirà. Grazie mille, Jeff, mi stai aiutando davvero. Non ho possibilità con Bugsy. Lui ha 35 anni di pratica e io non fumo neanche una sigaretta. Ma cosa c'entra questo? Lui fuma sempre sigaro. Senti, possiamo soltanto nascondere Ginny. Tu non l'hai visto, Jeff. È fortissimo, poi ha anche delle spalle larghe così. È alto circa... Eccolo, Jeff. Bugsy. Dov'è? Allora, lui sa cosa deve fare? Su, andiamo. Non pretenderai che lo uccida a sangue freddo. Perché no? Kirchner lo fa. Che dice, che dice? Lui non capisce che problema c'è ad uccidere un assassino. Devi dirgli che io non l'ho mai fatto. Non l'ha mai fatto. E sbaglierei. Va bene, va bene. D'accordo. Allora dovrò usare la maniera forte. Ora basta, Bugsy. Non ci provare, sai. È sparito, Jeff. È sparito. Andrà da Ginny. Cosa? E te ne stai ancora qui? Bugsy, io ti avviso... Sì, certo, certo. Cosa fai? È meglio che la smetti, perché altrimenti io... Dov'è finito? Bugsy! Chi è lei? Sono io, Marty. Bugsy! Scusa, Jeff. Ginny! Va tutto bene, tesoro. Ora calmati. Ginny. Quella faccia, Jeff, dov'è? Ora rilassati, rilassati. Su, calmati. Complimenti, Marty. Dov'è? Se n'è andato, Jeff. È pericoloso. Aveva una faccia. Tu non sai cosa può fare. Guadagna tempo. Ma come? Beh, digli che potrai convincermi. E scopri tutto su di lui. Bene, ma probabilmente avrà sentito ogni cosa. Ginny, stai un po' esagerando. Non t'ho mai vista così. Esagero? Ma io l'ho visto come adesso vedo te. Come, al buio? Ho visto un volto allo specchio. Un'orribile faccia. Forse quel quadro rifletteva.
Non lo so. Forse le luci. Ginny, gli occhi giocano brutti scherzi, specie al buio. Ma questa mattina... Scordatene, cara. Non c'è nessuno nella stanza. Per cui ora puoi prepararti per la cena, eh? D'accordo. Mi dispiace. Non è da me, no? No, infatti. A fra poco. Ciao. Oh, Randall. Sì? Venga un minuto. Certo. Si siede. Grazie. Whisky va bene? Penso di sì. Domani vado in città per motivi di lavoro. Si diverta. Mi dica, cosa sa della mia organizzazione in America? So che era uno dei capi del vecchio sindacato e adesso è una società immobiliare con colonne di marmo e un piano pensioni vedove. I tempi sono cambiati. Ma il racket no? Ho detto che i tempi sono cambiati, ma non è lo stesso per le persone. Potrebbero anche fare qualcosa sapendo sono qui. Non ne sarei sorpreso. Sento, io posso badare a me stesso, Randall, ma se loro mettono le mani su Susan... Dipende se sanno che lei è qui. Non ancora. Ma se spargi la voce che vado a Londra, un certo Lacey potrebbe fare 2 più 2, Randall. Beh, non vado a Londra. Le ho già detto che è per un affare. Senta, eviterà molti guai se prendo un aereo per gli Stati Uniti domani. Mi dica, Randall, le servirebbe un'arma? Ora! Digli di farlo! Sì, è ora. Ora! Jeff. No, non ne ho alcun bisogno. No! Gliel'ha restituita. Era un'occasione d'oro. Poteva farla. Bastava premere solo il grilletto. Va bene, Randall, ora andiamo a cena. Jeff è molto cauto, vero Jeff? Cioè, la pistola di Kistner poteva essere scarica. E allora userò mezzi più persuasivi. Oh, no, 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 Jeff lo farà, te lo prometto, sono sicuro. E lo farà. Sarà meglio. Bugsy, Bugsy. Deve essere piacevole per lei, signor Kistner, tornare qui dopo quanto tempo? 15 anni? Signora Hopkirk? Oh, no, grazie. Signor Randall? Oh, sì, grazie. È bello sentire il calore e l'affetto familiare, vero? Ma smetto di fare il furbo, Randall. Caffè, Paul? Nero. Io non volevo provocare reazioni. Mi spiace che la nostra ospitalità non possa essere più gradevole, signora Hopkirk. Oh, ma va benissimo. Lei è stata molto gentile ad accogliermi. Sarò felice se verrà di nuovo qui, quando le cose torneranno normali. Quando ripartirai, papà? Mi interessa molto saperlo. Oltretutto non mi va proprio a genio fare il bagno con un detective sempre dietro la porta. Posso? Credo che andrò in città domani e poi ripartirò con il primo aereo per New York. Presto toglierò il disturbo, signorina. Stia tranquilla. Se conoscesse il padre di Susan come noi, signor Randall, forse capirebbe meglio la situazione. Mi scusi. Ti diverti, eh? Che ilarità. A me è sembrata piuttosto patetica. Sì, credo sia proprio così. La mia era solo una battuta. Jeff, devo parlare con te. È davvero cattivo come dicono? Peggio, forse. E perché hai accettato l'incarico? Solo per una serie di circostanze. Jeff, dai! Senti, Ginny, onde evitare altre allucinazioni, perché non vai a letto presto. Oh, è un'ottima idea. Che serata affascinante. Una risata a minuto. Note, Ginny. Note, Jeff. Jeff, Bugsy mi preoccupa. È sparito da oltre un'ora. Avrà avuto un incidente? O ne prepara uno per Ginny. Come potrebbe? Comunque, Kister va via domani.
Jeff, non conosci Bugsy, è capace di tutto. Ad esempio? Ma non erano... No, Jeff, non erano. Ha già dato fuoco alla casa di Kistner una volta. Esatto, Marty. Ma l'ha scampato anche con la volta del serpente a sonagli. Jeff, è arrivato. È seduto accanto a te. Ascoltami, devi essere più ragionevole, Bugsy. Digli che ho cambiato il mio piano e non mi serve il signor. Jeff, non servi più ed è qui adesso. Stavolta voglio solo che usi il telefono, così saremo pari. Il telefono? Esatto, una telefonata ora e lascerò in pace la vedova. Che dice adesso? Che dice? Jeff, devi fare una telefonata, una sola e lascerà in pace Ginny. Che cosa aspettiamo? Non sono sicuro, Jeff, Marty! Forse... Sta zitto! Dimmi il numero. Londra, 01-246-8090. A Londra, Jeff, 01-246-8090. E il messaggio? Parlerà da parte di Paul Kirstner. Dirai che parli da parte di Paul Kirstner. Pronto, io parlo da parte di Paul Kirstner. E se c'è un messaggio? E se c'è un messaggio? E se c'è un messaggio? Può trovarlo da sua figlia. Un momento, Jeff, non possiamo... Ora basta. Andiamo, Marty, andiamo. Lo troverà da sua figlia. E se c'è qualche messaggio, lo può trovare da sua figlia. Aspetta un attimo. Posso sapere con chi ho parlato? Attento, Jeff, è seduto qua. Perché no? Con la persona che ha il miglior motivo per ammazzare Kirstner. Jack Lacey. Lacey. Lacey? Credo sia già andato a comprargli la corona. Trovato niente? No, e non c'è neanche Bugsy. Forse è andato con Kistner. Io penso sia possibile che Lacey non venga. Sì, potrebbe colpirlo un fulmine. E tieni gli occhi aperti, io me ne torno in casa. Marty! Sogni d'oro, Marty! Lasciamo la macchina qui. Un tè, signor Renda? Sì, grazie. Per favore, siediti, mi fai innervosire. Ah, sì, scusami. Mio padre le ha fatto il lavaggio del cervello, vero? Prima si concluderà la faccenda, prima starò tranquillo. È venuto freddo. Guarda se c'è una finestra aperta, Susan. Ci penso io. Grazie. Ma che cosa ti prende? Ti comporti come se ti aspettassi un'invasione. Oh, sono un po' stanco. Probabilmente non è nulla. Io credo di sì, Jeff. Entrate. Lì, entra nella stanza. E niente scherzi. Seduti. Voglio solo Paul Kirstner. Il signor Kirstner è a Londra. Rientrerà solo stasera. Ma zia... Bene. L'aspetteremo. Qualcuno vuole un tè? Hai nascosto la macchina? Lungo la strada. Ah, va bene. Se qualcuno si muova, usala. Oh, mi dispiace, Jeff. Non potevo far nulla. Era dietro di me. Lo sai qual è il tuo guaio, Marty? Stai perdendo polso. Diventi debole. Perché non ti scuoti un po' dal torpore? Cos'è? Legge a alta voce, Randall? Oh, no. Comunico alla base con la mia radio da polso. Se lei ha qualche bella idea per avvisare Kirstner quando arriverà, lasci perdere, almeno in presenza delle signore. Perché dovrei avvisare Kirstner? Chi crede l'abbia chiamata ieri sera? So che ha un problema da risolvere, Lacey.
E l'ho fatto. Per quale motivo? Per darle una mano. Va bene, ma resti fuori. È troppo che aspetto un'occasione con Kirshner. Ha una buona ragione. Sono 5 lunghi anni che sto aspettando, capito? Prima o poi sarebbe venuto qui. Quindi faccia da spettatore e basta. Randall non mi ingannerà, Marty. Parlavamo soltanto, Bugsy. D'accordo, allora digli che non lo perderò d'occhio. Neanche un secondo. Di che si tratta? Bugsy è nervoso, Jeff, e non sorride più. Non possiamo fare nulla finché c'è lui. Tu sì. Oh, andiamo, Jeff. Non sai quanto è in gamba. Devi richiamare la loro attenzione per pochi minuti. Ma come? Non possono mica vederci. È meglio così. Ma se farai innervosire Bugsy, vedranno qualcosa che li sorprenderà, vero? Randall. È arrivato Jeff. E ha gonfiato. Nessuno. Dov'è ora, Marty? Chi? Bugsy. È alla finestra, Jeff. Va bene, Marty. È tutto tuo. Sì, Ascolta, Bugsy. Sì, cosa vuoi? Bugsy... Stai più attento, Bugsy. Sei morto da così tanto e hai dimenticato quanto sei stupido. Marty, io ti ammazzo! Forza, Bugsy, coraggio! Forza, Bugsy! Dov'è finito il tuo sorriso, Mister Sorriso? Ehi, Bugsy! Come va il piede? È stato infantile, Bugsy, e anche un po' patetico. Guarda qua. Ma che cosa? Oh, non guardi me. Io non c'entro. Che te ne pare, Bugsy? Tu! Eccomi qui, Bugsy. Va bene, Marty, d'accordo. L'hai voluto tu, sai? Dove vai, Vieni, dove sei, Marty? Vieni qua, devo darti una lezione. Vieni, dove sei? Bugsy? Che c'è, Bugsy? Nervoso? Cuore debole, avanti, Bugsy, combatti, vieni avanti. Non hai paura, ti muovere. Bugsy, lo so, ora avanti, aspetta, Bugsy. Ti sistemo io. Coraggio, Bugsy. Oh, andiamo, Bugsy, puoi fare di meglio. Vieni. Fatti sotto, Bugsy. Forza, Marty! Ora lo rifaccio, Bugsy. Ti non piaciuto? Dovevi farlo, Marty. Fammi vedere non che sei. Non dovevi fare, farlo! Te l'abbiamo fatta, Bugsy. Kirshner. Grazie, Randall. Allora, Jack Lacey, ho sentito parlare di te. Mi dispiace di non averti avvertito. Chiamo la polizia. La polizia? No, non saprebbe che farsene di queste due. E allora lasciali andare. Susan, porta tuo zio al piano di sopra ed anche la signora Hopkirk. Ehi, un momento. Io sono con lei, si ricorda? Susan, per favore, va di sopra. Questa è una cosa che io devo risolvere da solo. C'è un bel numero di testimoni, Kirshner. Stai zitto. Non è molto in gamba, Kirshner. Lei dice? Lo sa che avrebbe ucciso Susan subito dopo di me? Lei si mi dà la caccia da parecchi anni. Diceva che l'unico posto sicuro per me qui era la Torre di Londra. Bene, stasera vedremo chi la spunta.
Allora è cattivo come dicono. Senta, non ho mai nascosto la testa sotto la sabbia, Randall, mai. E non darò a lei la possibilità di ammazzare Susan. Lei è pazzo. Jeff, Bugs è scomparso. Credo che sia uscito. Non so. Non si mischi, Randall. E si sposti. Voi due. Ok, ora fuori. È buio fuori, Kistner. E a lei non piace, vero? E che cosa c'entra questo? A Bugs piace il buio. Lei che cosa ne sa? Volevo solo ricordarglielo. Sento un'altra parola, Randall, e le faccio incontrare Bugs Spagnolo di persona. Ora si muova! Pronto? Polizia? Ok, giratevi. Lacey, barala. E presto! Bugsy, Bugsy, dove sei? Se premi il grilletto, Kirstner, è un omicidio! Dirò che è legittima difesa. Se tu metto o no la mano in tasca per prendere la pistola... Ok, hai finito di vivere. Kirstner! Spara di qua! Dovevo farlo. Non l'ho capito. Stava per uccidermi. E all'improvviso si è messo a sparare quei cespugli. Non c'è niente. No, niente. Non c'era un rumore. Non ha nessun senso. Andiamo. Bugsy ci è riuscito. Finalmente. Non posso dire che mi dispiace di tornare in ufficio. Niente allucinazioni? Sarei il primo a saperlo. Apri il vetro, Ginny. Perché? Che succede? C'è molto fumo. Fumo? Quale fumo? Quale fumo? La macchina ne è piena. Forse hai lavorato un po' troppo ultimamente. Ok, Randall, va bene così. Sono Harry, detto il grande Hopkirk. Tieni gli occhi sulla strada e di a quella bella bambola di tenere la bocca chiusa, altrimenti gliela riempirò di piombo. Così va meglio? Sì, grazie, bambola. Cioè, Ginny.